Ciao a tutti. Mi sto avventurando nell'organizzazione di un evento per Halloween da fare qui a Viterbo, via Saffi, dove ho già in passato partecipato a degli eventi, di recente ci ho fatto anche una mostra mia personale. E qui invece lavorerò per mio figlio, che farà il direttore artistico. E l'evento sarà basato su il gioco Doors. Andrò a creare i mostri quelli più famosi, che sono quelli più grandi, che sono tre. Che sono nell'ordine Sick, poi c'è Figure e poi c'è Glitch, questi sono i più grandi. E Sick già sta a un buon punto, già sono partito già da tempo e sto quasi messo bene, quasi finito, insomma. Mentre invece adesso mi sto avventurando sul secondo, che è Figure, che francamente avevo grosse difficoltà per realizzarlo, anche perché è alto, viene alto parecchio. Però qui in questo magazzino di una località segreta, dove c'era un'officina, c'è un sacco di roba e ho trovato questi tubi. Allora, questi tubi saranno praticamente le gambe e parte del dorso. Sopra andrei a mettere la testa. Sempre con questi tubi tagliati ad hoc, ci farò le lunghe braccia che toccano fino al pavimento. In realtà già le ho tagliate. Ecco qua, già ho dei pezzettini così. E la testa è stata fatta partendo da queste, che sono le palle delle lampade da giardino, ce n'ho un mare adesso. Ho già rotta una per prove, ecco qua, questa è la testa di Figo. Poi sotto andrà messa una lampadina rossa qui dentro che farà l'effetto, un po' come la foto che già ho fatto. Il corpo non sapevo veramente come farlo, avevo grossi problemi, poi alla fine mi è venuto incontro il mio magazzino con gli oggetti perduti. E c'è questa tuta qua, è perfetta, almeno per la parte superiore. Perché come sempre bisogna fare tutto con la roba rimediata, se no io non sono contento. Devo comprare il minimo indispensabile, soprattutto perché in questo periodo non ho un lavoro, quindi non è che posso buttare soldi a vanvera. Per le mani, che ha delle specie di chele, figure, ecco qua, due miei vecchi guantoni da box. Un anno ho fatto jiu-jitsu, un anno solo ho fatto. Ecco qua. Almeno li uso. E ci faremo le mani. Ovviamente tutto rigorosamente ricoperto, perché andrà poi tutto verniciato di un colore rosso-marrone, insomma, imprecisato. Bene, questa è la prima parte. Vi annuncio già al signore laggiù in fondo che lui sarà Glitch. E Glitch, diciamo, sarà una cosa molto più semplice da realizzare perché metterò tutti gli abiti neri, questo diventerà tutto nero e poi ci metteremo sopra, diciamo, l'effetto Glitch con del feltro colorato, un genere di fucsia, viola, eccetera, eccetera. Bene, qui finisce la primo appuntamento della missione Halloween Doors Roblox. E via, ci vediamo alla prossima puntata, magari vi faccio vedere un po' di lavorazioni che vanno avanti. Ciao ciao.